esponete il paese a un grave rischio. Un livello di deficit è appropriato o meno appropriato in relazione alla posizione ciclica dell'economia? Se io prendo l'antibiotico quando ho la febbre, mi serve, devo prenderne di più, ma se prendo l'antibiotico quando la febbre non ce l'ho, lo sapete che succede? Che quando mi viene veramente l'antibiotico non mi fa nulla, ammesso che non mi sia finito. Il rallentamento congiunturale già in corso, e perché lo scrivete voi stessi, porterà a una recessione prima o poi. E se noi ci spariamo tutte le armi adesso, col terzo debito pubblico più alto del mondo, arriveremo a quel punto che non avremo niente più per stimolare l'economia. Comunque, facciamo finta che abbiate ragione. Ma ci sapete citare un caso nella letteratura scientifica, economica o nell'esperienza di qualche paese in cui abbassare l'età di pensionamento ha favorito la disoccupazione giovanile? E a questa domanda noi continuiamo a non avere risposta, e lo sapete perché? Perché non c'è! In commissione ci avete risposto. Ma sì, può anche darsi che sia così, ma vedrete che quando i mercati ci conosceranno, quando sarà nota la legge di bilancio, vedrete che capiranno e si abbasserà lo spread e tutto. Io temo invece che il problema sia che i mercati già vi stanno conoscendo abbastanza, e onestamente ho un po' di paura di quando vi conosceranno meglio. In commissione bilancio c'era un senatore che ha confuso il disavanzo patrimoniale col deficit della Repubblica. Non gli fate conoscere quello lì ai mercati, perché altrimenti guardate che peggiora il quadro congiunturale, non migliora. E avete scientemente condotto questa manovra in conflitto con l'Europa. L'Europa va detto migliora il saldo dello 0,6, vabbè anche dello 0,1, voi l'avete peggiorato dello 0,8. Io ho paura che dietro a questo piano ci sia un piano un pochino più nascosto, che è quello di uscire dalla moneta unica. Collega, deve concludere. Se è così, sto chiudendo Presidente, grazie, se è così non solo state sbagliando rotta, ma state portando la barca sugli scogli, e questo noi non ve lo permetteremo. Grazie collega.